nuovamente in mula, rocce, bagnato, viscido, ragazzi, qua c'è delirio, guarda qua, e chi troviamo qua? Adesso alzo la telecamera. Pablo, eh? Ma un po' piattina qui, non c'è qualcosa di più tecnico? Ma adesso vediamo, dai. Guarda, vediamo cosa possiamo fare. Non c'è neanche pendenza, non scorre l'acqua. Lo so, qua è veramente semplice questa, Ma sì, ma poi qua c'è grip, è una cazzata. Sì, qua c'è grip. Poi in discesa vanno giù anche i sassi, ma no? Infatti. Va bene, dai. Vai a casa, Paolo. Vado a casa io. La Valle dei Matti. Sentire il rumore della mia Yamaha la prima volta. Lo sentite? Frigge. Sì, sì, sta friggendo. Ragazzi, non siamo mai così stanchi mai. Sta smettendo. La temperatura si sta abbassando. Ragazzi, quanto... Ho un po' di acquetta lì, si vede? Eccolo lì. Veramente devastante. Questo è il gate. Questa sì è Dice Gate. Questa qua veramente. La Valle dei Matti. Pota. Io mi giro un attimo. Questa ragazza è la Valle dei Matti. Salitone. Zero trazione, non c'è un minimo di abbrivio. È così da... Non lo so. Non lo so, è micidiale. È tutta così. Un massacro. Non ci sono vie di fuga, non c'è trazione. Non si riesce a partire. Sono devastato. Ragazzi, sono devastato. Gigi, cosa facciamo per le mie sospensioni? Sistemiamo un verricello. Sistemiamo un verricello lì davanti o cosa? Attacchiamo l'albero e via. Lì cosa c'è? Non metto fuoco. Porca miseria, metti a fuoco. Eccolo lì. Eccolo lì. Vibro. Vibro tutto, mi sento un vibratore. Credere. Bolle, e guardate l'acqua che sto perdendo. Guardate, la mia Yamaha bolle. Questo per farvi capire da dove siamo usciti. Ho fatto un volo adesso, qui alla fine, col lettore, col pantalone caldo, ragazzi. Una favola, ginocchio alla brace. Paura! Vai, è veramente pesante. Non pensate sia una cazzata, è mostruosa. Ripida, impestata di sassi. Viscida. L'abbiamo fatto un'altra volta, ma non è stata così tosta. Oggi è veramente pesante. Andiamo a riprenderlo dall'alto. Oh là. Si è impennato. Vai Marco! Sì! Madonna, aspetta, vengo giù! Madonna ragazzi! Aspetta Marco, vengo giù! No! No! Gian, Tracco, Marco, Enrico, qua mancate voi! Non avete idea ragazzi! Dai già! Bolle anche la tua? Eh sì! Un po' di fumo! Enrico stamattina alle 7:15 mi messaggiava da quel di Lugano. Vedo segnali di fumo, sono gli indiani, avete bisogno di aiuto dei cowboy? Alle 7 del mattino quello da Lugano mi rompe le palle con ste menate. Enrico, noi siamo Apache, indiani veri, quelli che non hanno bisogno di chiedere aiuto a nessuno e che sono contro tutti. E riusciamo a salire fino su in cima, caro mio. Tu qua ancora parli parli ma non ci sei venuto. Svizzerotto. E poi ti avviso Enricone, da oggi il permesso per l'Italia per girare.
se no non se ne parla. Te lo diciamo, poi vedi tu. Allora, mi sono abbrustolito, guarda. Minchia. Mettete il pantalone corto, deficienti. Mettete il pantalone, guarda qua. Sono caduto, collettore. Guarda qua che bruciatura. Niente di che, eh. Un po' di pelle morta. Era pelle in più. Stop. Marco, fammi vedere la faccia. È impossibile, ragazzi. Io sono salito, ma non so come. Non ho neanche le parole, ragazzi, non riesco a parlare. Marco, è inutile farla friggere. Vengo lì un secondo e facciamo quello che dobbiamo fare. Dai retta a un pirla. Però, prima di tutto, posizioniamo la telecamera. Aspetta! Aia, che male, aia, mi hai ammazzato, aia, eh? Cotto? Sì. Ma lui sì, io no. Io sì. Ragazzi, oggi vi sconsiglio la Valle dei Matti, è pura follia.